Ami viaggiare? Ti piace esplorare e goderti nuove destinazioni? Ma la prossima volta che viaggi, fai attenzione ad alcuni degli strani divieti che il paese in cui hai scelto di trascorrere le vacanze impone alla sua gente. La frase «quando sei a Roma fai come i romani» potrebbe essere più adatta di quanto pensi. Molti divieti potrebbero essere iniziati per preservare la salute e la sicurezza dei cittadini o per onorare credenze religiose. Ma alcuni divieti sono ridicoli e imposti senza alcuna giustificazione. Legale o meno, diamo un'occhiata ad alcuni degli strani divieti istituiti da diversi paesi di tutto il mondo. Curiosare. Scoprire di più. Curiosare ancora. 1. Pesce rosso in bocce di vetro? Non c'è verso. Sì, hai sentito bene. È vietato tenere i pesci rossi in bocce di vetro a Roma, in Italia. Non solo è considerato disumano, ma gli scienziati teorizzano che le bocce limitino il flusso di ossigeno che entra e possano far diventare ciechi i pesci. Non abbocchi all'amo? Allora aspetta, c'è di più. Un'altra legge approvata dal governo di Roma vieta addirittura di regalare pesci rossi come premio. 2. Portare il cane a passeggio è d'obbligo. In linea con i romani e i loro animali domestici, un altro regolamento stabilisce che i proprietari di cani sono tenuti a portarli a spasso ogni giorno. Se si disobbedisce a questa regola, il cittadino sarà passibile di una multa fino a $700. Inoltre, gli animali non possono essere lasciati soli in macchina, soprattutto in estate. Quindi, una breve sosta al negozio di liquori per comprare una birra mentre Rufus il cane aspetta in macchina è assolutamente da evitare. Wow, i romani si prendono cura dei loro animali domestici, vero? 3. Gomma da masticare. La gomma da masticare è una caramella popolare prodotta mescolando la base della gomma con dolcificanti e diversi gusti di frutta. Indipendentemente dall'età di una persona, tutti amano le gomme da masticare. Ma cosa accadrebbe se all'improvviso ti venisse detto che portare o mangiare gomme non solo è visto male, ma causerà una multa enorme e, attenti qui, una condanna al carcere? Scioccante? Ebbene, in alcuni paesi come Singapore la gomma è vietata, in accordo con la mania della pulizia assoluta. La tendenza ad attaccare i resti della gomma viscosa in luoghi vari è stata vista dalla legge di Singapore come un attacco allo sforzo del paese di lottare per la perfezione. Detto questo, ci sono alcuni tipi di gomme da masticare che ora sono consentite per motivi medicinali. 4. I capelli non stanno a posto? Nella maggior parte dei paesi, ogni persona ha il diritto di portare i capelli come vuole. Puoi lasciare i capelli sciolti o raccolti in una coda di cavallo o in una treccia. Puoi tenerli disordinati o puliti. A chi importa? Certamente non dovrebbe importare al governo. La Repubblica Islamica dell'Iran ha una prospettiva diversa. Il Ministero della Cultura in Iran ha vietato molte acconciature per uomini che sono considerate occidentali e quindi decadenti. Questi includono i mallet, le punte e le code di cavallo, nonché i capelli lunghi e ingellati. Sicuramente nessuna avventura da far rizzare i capelli per gli uomini in Iran, direi. 5. In forma e non grasso. In forma e non grasso è il motto in Giappone. I dipendenti in sovrappeso equivalgono a multe per le aziende in Giappone. Una legge in Giappone richiede che venga misurata la vita di tutti i dipendenti di età compresa tra 40 e 74 anni, sia in organizzazioni private che governative. Se il girovita, Dio non voglia, supera il numero stabilito dal governo, il dipendente non solo sarà messo a dieta, ma anche l'organizzazione in questione pagherà una sanzione. Ridicolo, ma vero. La legge, che è iniziata come mezzo per frenare la popolazione in sovrappeso, ha sicuramente raccolto alcuni benefici, poiché la maggior parte della classe operaia oggi è in forma e in salute. Heil Hitler? O forse Nein Hitler? Heil Hitler era la forma normale di saluto nella Germania nazista, che veniva pronunciata almeno 40-50 volte in un solo giorno. Ma oggi, oltre al saluto, anche impersonare Hitler è bandito in Germania e Austria. In Francia non si può nemmeno sventolare una bandiera con impressa una svastica nazista. Quello che avrebbe dovuto essere un crimine 80 anni fa durante la Seconda Guerra Mondiale è finalmente punito dalla legge. 7. Non camminare, solo guidare. Per continuare con le tradizioni tedesche, non ti è permesso fermare la tua auto mentre guidi sulle autobahn tedesche, conosciute in tutto il mondo come autostrade. Le autobahn sono autostrade controllate dal governo. Realizzate per essere super veloci e super efficienti, non ti è nemmeno permesso di rimanere senza benzina lì. Figurati di camminare o correre. Puoi essere multato fino a $100 per... Pronto?
mettere in pericolo altri conducenti. Oh mamma, che strane autostrade! 8. Bambini che camminano. Notizia sui bambini. In Canada devono imparare a camminare da soli, cioè senza l'aiuto di deambulatori. I girelli sono semplici strumenti che aiutano il bambino a rimanere attivo, fornendo supporto mentre tenta di muovere i primi passi. Uno studio del 2004 che ha portato all'approvazione di una legge rivela che non solo i girelli rappresentano un pericolo per il bambino, ma ostacolano un efficiente sviluppo motorio e mentale. In un attimo, vendere o addirittura possedere un girello potrebbe portare a $100,000 di multa o fino a 6 mesi di carcere. 9. Speciale San Valentino. L'amore è nell'aria. Lo è? Alle persone nei paesi islamici come l'Arabia Saudita e il Pakistan è vietato celebrare il giorno di San Valentino. Tipicamente un giorno in cui gli innamorati esprimono il loro affetto con biglietti e doni, per questo paese le celebrazioni di San Valentino equivalgono all'amore non rivolto a Dio, ma verso altri comuni mortali, e quindi vietato. Considerato anti-musulmano, il giorno di San Valentino è stato rifiutato da molti altri paesi, tra cui l'Indonesia. 10. Assaporare o rinunciare al ketchup? In Francia le mense scolastiche vietano l'uso del ketchup, l'amato condimento al pomodoro. Sorpreso? Dovresti crederci. I francesi hanno infatti suggerito che tutte le salse, comprese maionese, ketchup e vinaigrette, siano escluse o almeno ridotte al minimo dai caffè delle scuole francesi per migliorare la qualità dei pasti serviti. Preserva la cucina francese dall'essere contaminata dall'influenza americana. Aiuta a ridurre l'assunzione di grassi e mantiene gli studenti sani. Rinunciare al ketchup. Non è un'idea molto appetitosa, vero? Questi erano solo alcuni dei bizzarri divieti attuali in tutto il mondo. Ne conosci qualcuno? Facci sapere nei commenti. Iscriviti e premi la campanella per non perderti i nostri ultimi video. Continua a guardare Curiosare, sapere di questi strani divieti e molto altro ancora. Curiosare, scoprire di più, curiosare ancora. Thank you.